Nella puntata precedente, l'imponente lago di Bolsena fa da cornice all'undicesima edizione del campionato del mondo di pesca al black bass. Dieci nazioni impegnate in una competizione che si preannuncia non senza complicazioni a causa delle agguerritissime rivali dell'Italia e delle critiche condizioni meteorologiche. Il CT Eddie Peruzzo tiene la squadra in una utile tensione emotiva. Dopo la tradizionale cerimonia di apertura, i due giorni di prova con preoccupazioni e strategie definite, è adesso il momento di entrare nel vivo della competizione. Sensazioni? Sensazioni freddo. Sì, e vento, tanto vento. Vento, molto vento. È ancora buio e nel volto degli atleti si scorge una certa tensione mentre stanno per lasciare l'hotel. Se c'è una barca, te siamo che fai, vai di là o di là? Oh, allora, quindi poi sentiamoci. Oh, di qua se pesca. La voglia di fare bene è tanta e la squadra vuole gestire la pressione al meglio. No, abbastanza tranquilli perché sappiamo che ce la mettiamo tutta e sappiamo il fatto nostro. Con le prime luci dell'alba, gli azzurri raggiungono l'organizzazione per il consueto briefing di gara. Vengono ricordate le principali regole da tenere a mente. Loro non hanno il driver. Massimo 5 pesci, misura minima 28 cm, corretta distanza tra le imbarcazioni e soprattutto la massima prudenza per la difficile giornata di gara. It's too dangerous. Ok, good sleeping, you go to sleep. Gli equipaggi prendono posto nelle rispettive imbarcazioni ed ecco che alle 8 in punto si accende la competizione con il primo dei tre giorni di gara. Rientro previsto per le 16. Tre gruppi da 10 imbarcazioni ciascuno lasciano con rapidità il porto di Bolsena per cercare di raggiungere velocemente gli hotspot grazie anche ai potenti motori fuori bordo di queste belle e veloci bass boats. Gli azzurri si presentano ovviamente come favoriti, non solo perché giocano in casa, ma anche perché a Bolsena ci sono specialisti di altissimo rendimento. Tre gli equipaggi in gara con Minaldoni della Ciana, Bandinelli Rezzi, Ferroni Telese. Bene, siamo rientrati in porto dopo un breve, insomma, neanche tanto, giro di perlustrazione. Abbiamo individuato due equipaggi dell'Italia, una che pescava ragno toro, un equipaggio che era Minaldoni della Ciana. Abbiamo visto prendere due pesci non belli, due pesci piccoli, però speriamo che vada bene. Poi ci siamo avventurati verso la zona di Gigetto, dove abbiamo trovato Bandinelli e Renzi. E le condizioni di pesca là sono veramente molto difficili, perché praticamente si forma un'onda di 80-90 cm e non è facile stare in pesca. Abbiamo visto gli spagnoli prendere un bel pesciotto, sempre lì in zona ragno toro. Le condizioni di oggi direi che sono difficili anche per la pesca, nonostante le condizioni meteo non sono come quelle previste, sono un po' migliori, ci sono folate di vento ogni tanto, però il pesce non risponde come di consueto dovrebbe rispondere in questo periodo. Con l'obiettivo di proteggere il black bass, da regolamento si può portare alla pesatura un pesce anche prima del termine della gara.
perdi la. Viene fatto di consueto, specialmente con esemplari di grossa taglia che mostrano segni di sofferenza. La cura del pescato è fondamentale. No, ma sta bene, il pesce sta molto bene. Grazie. Hanno avuto paura. A metà gara giunge notizia al porto, la base logistica del mondiale, che una barca della squadra russa è andata in panne e si è spiaggiata. Un guasto al motore ha costretto l'equipaggio a rifugiarsi nella spiaggia più vicina. I giudici sono addirittura riusciti a trasportare i pesci in pesatura. We have some problems with the fuel pump, not the fuel pump, but a fuel line. It was broken and we spent some hours. Today we lost all energy in the center of Rangitora, it's not far from Bolsena. And the pumps turns off, all systems turns off. We have we got some waves, some water inside the boat. Dall'Italia arrivano buone notizie, ma non eccezionali. Alle 16 il rientro e il rito delle pesature. Un quarto devo rientrare. Entro? Oh, potevo entrare pure alle 4, eh. Entro alle 4 e un quarto. 4 e un quarto, 4 e 35, 4 e 55. Con calma, chi sta a gruppo tutto. La pesatura del primo giorno è ricca di tensione, anche perché solitamente si capisce quale direzione possa prendere il mondiale. Ok, we measure the first one. The total weight 3 kilos 710 grams. Croacia. 940 grammi è il peso di Croacia. Ma con la pesatura della prima coppia, Bandinelli Rezzi, la tensione si scioglie. C'è mica la gru, eh! Entrano. 5 magnifici pesci per un totale di 8 kg e 300 grammi. 300 grammi per Italia. Purtroppo oggi c'è stato molto vento e non ci ha permesso di visitare anche altre zone e quindi abbiamo cercato di concentrarci nelle zone, alcune zone particolari dove fortunatamente ci ha premiato, quindi abbiamo ancora degli spot utili quando si comincia a calmare il vento. L'equipo di Spagna si viene al stanche destro. Igor, al stanche previo per pensare che tenga una buona volta. 5 kg e 10 grammi per Della Ciana Minaldoni. 5 pesos dell'equipo di Italia, gruppo B. 5 kg
avete 10 grammi. 5 kg, 10 grammi dell'equipo di Italia Gruppo B. Solo 2 kg e 30 grammi per Ferroni Telese con 5 pesci. Bravi! Bandinelli Rezzi in testa a tutti e per il gioco delle penalità l'Italia si piazza comunque prima. Seguono con un distacco di 3 punti i sorprendenti sudafricani e terzi gli spagnoli. I temibili russi solo quarti. 7 kg 710 grammi l'equipo di Russia. Oriana. Sensazioni si spera che siano buone, per ora sono abbastanza buone. Poi spera a vedere. We have 5 fish on the live. He catch the second one. Con ottime premesse inizia la seconda giornata di gara, ma con un forte vento da nord. La giornata è buona, i russi staccati di 16 penalità e il sicuro riscatto di Ferroni e Telese. L'equipaggio russo che aveva perso l'imbarcazione è riuscito a rimetterla in efficienza. Non ci resta che aspettare le prime notizie della nostra nazionale. We are very happy to be Lawrence and Gottfried, the main sponsor of this Black Bass Fishing World Championship 2015 in this amazing place, which is Bolsena. Fishing has always been a passion for Lawrence and Gottfried. And when we see that almost all the boats use Lawrence, we say, wow, this is really, really cool. And we want guys fishing better. And this is what I think we can do today here in Bolsena. Tonino Bandinelli e Andrea Rezzi frequentano Bolsena da molti anni con ottimi risultati. Amano pescare con tecniche di reazione, valide anche con queste condizioni. Scopriamo infatti che hanno pescato con la montatura Alabama o Umbrella Rig, una scelta che ha ripagato bene, vedendo i risultati della prima quota. Sono abbastanza eclettici e dominano bene tutte le tecniche del bass fishing. Luca Della Ciana e Nicola Minaldoni sono la coppia più giovane. Negli ultimi 2 anni hanno mostrato dedizione e preparazione eccezionali. Conoscono alla perfezione il lago e hanno risultati sempre costanti. 5 kg 10 grammi dell'equipo di Italia Gruppo B. Samuele Ferroni e Alessio Talese, già campioni del mondo 2011, sono una sicurezza nel panorama italiano. Oltre 10 anni di pesca insieme, l'immagine dell'affiatamento sportivo. Simone Bruccoleri e Marco Cambi, coppia veterana e piena di entusiasmo, grandi conoscitori del campo di gara, hanno gestito con enorme gioco di squadra la mancata discesa in acqua, fornendo un contributo da terra molto importante. Dopo 2 ore di gara, una richiesta di intervento tecnico mette in allarme lo staff azzurro.
la barca di Ferroni Talese ha un guasto al motore. Viene fatto intervenire un meccanico specializzato e nel frattempo si prepara la barca della coppia di riserva per un'eventuale sostituzione prevista dal regolamento. Purtroppo oggi, che è il secondo giorno di gara, è successo uno di quegli inconvenienti tipici di questa disciplina. Il nostro equipaggio ha telefonato dicendo che il motore a scoppio si era fermato, quindi impossibilitati a muoversi, hanno chiesto, diciamo, l'intervento tecnico, il soccorso, e ci siamo mobilitati per fornirgli una barca in sostituzione e per andare a verificare questo inconveniente al motore a scoppio. Si tratta di naturalmente una cosa che disturba sia dal punto di vista sportivo, perché ci toglie, diciamo, concentrazione, sia dal punto di vista del tempo pratico, perché probabilmente saranno persi probabilmente più di un'ora di tempo. Proprio adesso rischiamo di avere un equipaggio fuori. La coppia continua a pescare con motore elettrico e nel giro di un'ora tutto si risolve. La barca avvicinata ad un pontiletto ha consentito al meccanico di risolvere il guasto e contemporaneamente la bus boat sostitutiva aveva raggiunto la destinazione. Grande prova di efficienza dello staff azzurro. Non va invece altrettanto bene all'equipaggio russo, che già aveva abbandonato l'imbarcazione il primo giorno. Le onde alte hanno continuamente ricoperto la barca di acqua, con il conseguente cortocircuito dell'impianto elettrico. La situazione è presto precipitata, fino a che l'acqua imbarcata ha costretto gli atleti ad abbandonare la barca in un punto di difficile recupero. Interpretando il regolamento, la giuria internazionale ha deciso comunque di rendere validi i pesci presenti in vasca, ma è evidente che a questo punto della competizione i nostri principali avversari si sono praticamente messi fuori gioco da soli. Pesatura con il riscatto di Ferroni Talese che, nonostante il guasto subito, portano 5 pesci per 6 kg e 200 grammi, strappando il primo posto della giornata. Allora, oggi, a parte un piccolo, fra virgolette, problema alla barca che si è fermata con l'onde di 1,5 metri, siamo stati più di un'oretta aspettando il meccanico. Però la giornata, a differenza da quella di ieri, è andata molto meglio. Sì. Abbiamo capito un attimino la pesca e andava bene. Siamo stati anche abbastanza sfortunati perché abbiamo perso anche uno enorme, veramente grosso. Però per ora va bene, siamo contenti. 4 kg e 860 grammi per Della Ciana Minaldoni, quarti di giornata. 13esimi Bandinelli e Rezzi con 3 kg e 380 grammi. Tranquilli, 380. Sono 3 kg e 380 grammi. Meno di ieri abbiamo pesato, però una bella pesata. 200 grammi meno di ieri, però abbiamo fatto molti più pesci di ieri, quindi siamo contenti. Siamo contenti, abbiamo capito un po' meglio la pesca. La zona di là ci sta un metro e mezzo. Pescare con un metro e mezzo non è facile. Poi abbiamo avuto anche qualche problema con l'elettrico, le batterie non erano completamente cariche, quindi... Però siamo soddisfatti, siamo fiduciosi per domani. Domani, speriamo bene. Questo campionato del mondo, l'11esimo, è la seconda volta che si svolge qui a Bolsena nel 2011 e nel 2015. Bellissima località, bellissimo lago, peccato che comunque le condizioni atmosferiche non ci permettono, cioè non riusciamo a rendere appieno quello comunque che sono le potenzialità del lago. Questo campionato del mondo è retto da un regolamento. Il regolamento, ci sono 10 nazioni, ogni nazione partecipa con 3 imbarcazioni formate da 2 persone. La gara è retta da un regolamento semplicissimo, il risultato ottenuto, le penalità della singola giornata di prova vengono sommate con le altre 2 giornate fino a ottenere una classifica. E da questa c'è comunque l'epilogo che è la nomina della nazione vincitrice del mondiale. Speriamo che tutto vada bene fino all'epilogo della gara, con la premiazione che ci sarà domani sera per premiare quello che è il risultato dello sforzo di questi 3 giorni di gara. L'Italia è comunque saldamente in testa nella classifica squadre con 45 penalità. Seguono il Sudafrica con 62, la Russia con 82. Distacchi importanti che fanno ben sperare per il finale.
Lo staff e tutta la squadra ha vivo e pieno entusiasmo, ma guai a mollare proprio adesso la tensione sportiva.